Un negro africano torna in Africa. La violenza delle parole lascia sconcertati. Omar Sey è 53 anni, senegalese d'origine, residente in Italia dagli anni 80, ha filmato quanto gli è accaduto l'altro giorno a Negrisia di Ponte di Piave, dove si era recato da Salgaredda, dove vive con la famiglia, per cercare l'ambulatorio del sostituto del medico di base, ora in ferie. Non trovandolo, ha chiesto informazioni in strada e questa è stata l'accoglienza. Io mi vergogno. E lì subito mi fa: ma dove vieni? Io dico: Salgaredda. Mi fa: ma Salgaredda non sa il posto del medico. Allora cosa sei venuto a fare in Italia? Torno in Africa, africano. E dico, ma cioè, mi sono tornato. Oh, africano di merda, negro, torna a casa tua. Aveva il pugno, mi diceva che ti faccio, ti do il pugno, torna in Africa, negro. E tutte queste parole qua, mi sono sentito molto molto male, mi resta comunque, però mi sono calmato. Guarda, io prego sempre Dio, perché sono nervoso, però quel giorno mi sono veramente calmato per non reagire. Omar non reagisce, risponde sì a chi lo aggredisce con tanta rabbia, ma non perde il controllo, nonostante una donna, forse la moglie dell'uomo, rincara la dose. Guarda come siete, beh, chiamo i carabinieri, no? Chiama i carabinieri, è lei che si vergogna. Invece di calmare le cose, lei come si buttava benzina nel fuoco, è venuta a riscaldare ancora le anime, urlando, parlando male, è tornata in Africa perché vi vergognate di essere negro. E io ho detto: no, io non mi vergogno di essere negro. Il negro è una cultura, perché l'ignoranza è questo. Io non credo neanche a razzisti, non siete razzisti, se solo l'ignoranza che è dentro di voi, perché non conoscete niente, non sapete di che cosa state parlando, perciò bisogna andare a imparare ancora, vi manca veramente la cultura. E quando Omar Sey fa per andarsene, l'uomo torna all'attacco con offese e derisioni, ma viene fermato da una ragazza. Ma vada! C'è un po' di violenza nelle parole, e là mi dispiace, non possiamo avere tutte le crisi che vogliamo nel mondo, ma crisi della persona proprio, non dobbiamo scherzare su questo. La persona deve rimanere la persona.